Allora, buongiorno, abbiamo con noi Mimmo Palmieri, segretario generale della CGIL di Cremona, al quale chiediamo qual è il significato di questo 1º maggio 2012. Prego. Buongiorno a tutti, dunque quest'anno è il 1º maggio, festa dei lavoratori, purtroppo c'è poco da festeggiare, ma rientra in quelle celebrità, in quel momento in cui la riflessione soprattutto sul lavoro diventa parte centrale proprio in concomitanza con la festa dei lavoratori. Un 1º maggio difficile, accompagnato da una crisi che ormai diventa strutturale nel nostro paese e dove praticamente il lavoro diventa come se fosse diventata una causa persa, nel senso sempre più difficoltà a trovare un posto di lavoro, persone che perdono il posto di lavoro, le sofferenze di intere famiglie e la possibilità di riuscire a sperare che nel prossimo futuro ci possa essere un momento di cambiamento in questo paese che cominci a prospettare una crescita del nostro paese che faccia anche beneficio dell'occupazione e non solamente un risanamento finanziario. Un 1º maggio difficile anche per il nostro territorio, gli ultimi dati dall'Istat ci confermano la disoccupazione che è al 5,4%, che se riportati quelli dell'anno scorso ci fanno anche leggere una diminuzione per quanto riguarda la disoccupazione, però sono dati incompleti perché la forza occupazionale della nostra provincia è ancora ferma al 63,5% come quanto era nel 2010. Questa testimonianza che sempre di più giovani donne, cittadini, non si avvicinano più per cercare il posto di lavoro, ma scoraggiati ormai ritengono anche inopportuno cercare proprio un'occupazione, rivolgersi ai centri per l'impiego e cercare di avere questa occupazione. È dato un 1º maggio difficile che deve anche essere tenuto in considerazione quella che è la precarietà che il paese sta vivendo, ma che noi rilanciamo anche attraverso le parole d'ordine che sono i diritti e la legalità in un paese che cerca le regole. In un momento difficile serve dare una speranza soprattutto ai giovani, ma anche a chi è disoccupato e chi non ha posto di lavoro, con una speranza di crescita per il nostro paese. Ecco, ma quali sono i rapporti unitari con le altre organizzazioni sindacali, sia a livello locale che a livello nazionale? I rapporti con CISL e UIL a livello locale proseguono su un aspetto di unitarietà su tanti fattori, nel senso che non abbiamo problemi che ci pongono delle idee diverse per quanto stiamo facendo sul territorio, pertanto prosegue questa unità d'azione soprattutto per quanto riguarda il tavolo provinciale sulla governance del lavoro, con tutte le difficoltà del caso, e prosegue anche gli incontri che ci saranno con la provincia fra pochi giorni per quanto riguarda la possibilità di arrivare a un nuovo patto di sviluppo per la nostra provincia. Rimangono delle differenze queste a livello nazionale tra CGIL e CISL e UIL, vedute diverse, soprattutto per quanto riguarda il decreto legge che si sta discutendo in Parlamento sulla riforma del mercato del lavoro, dove noi abbiamo dato un giudizio tranciante di negatività, non solamente per quanto riguardava l'articolo 18, ma anche per quanto riguardava la possibilità che veramente venisse stavolta quelle che erano le regole per la flessibilità in entrata, nel senso che bisognava andare a cancellare quelle tipologie di contratti, noi ne abbiamo contati circa 46, per far sì che la precarietà veramente finisse con una svolta epocale dopo 10 anni che ha stravolto la vita di giovani e un'intera generazione con l'entrata in vigore della legge 30 del 2002. Abbiamo altri punti invece che sono di comune d'accordo, che possono essere quella della fiscalità, quella della crescita, quella che questo paese per riuscire a avanzare, a crescere e portare il lavoro, serve soprattutto che si cominci a parlare dell'abbassamento della tassazione, soprattutto sui lavoratori dipendenti. E su queste cose stiamo ragionando a Roma per trovare un comune denominatore per avere una mobilitazione unitaria che possa vedere il sindacato unito attraverso anche una mobilitazione che vada a rivendicare proprio un cambio di passo dal governo, che vada a intravedere molta più equità rispetto a quanto ne abbia fatta venire adesso e che si parli veramente dei problemi dei pensionati, dei lavoratori e dei disoccupati. Grazie, buon 1º maggio.